Parlando di obesità, la prima cosa importante che dobbiamo sottolineare è che parliamo di una malattia e non parliamo di un vizio o di una colpa del paziente. Questa è la base che ci consente poi di affrontare tutto il discorso che noi vogliamo approfondire riguardo al trattamento avanzato dell'obesità patologica, cioè di quell'obesità complessa, grave e complicata da malattie associate. E parlo di malattie cardiovascolari, parlo delle malattie metaboliche, delle malattie ortopediche e delle malattie collegate al disagio psicologico e comportamentale di questi pazienti. L'obesità è un problema veramente molto importante, tale da far sì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'abbia definita l'epidemia del nuovo millennio. E i dati anche in Italia purtroppo ci allineano a questo tipo di problema, se pensiamo che circa 20 milioni di abitanti in Italia sono sovrappeso e raggiungiamo il picco di 5 milioni di obesi nella nostra nazione. Di questi, 1,5 milioni sarebbero passibili di un trattamento chirurgico, trattamento con la chirurgia bariatrica, così viene definita la chirurgia che si occupa dell'obesità, ma soltanto 6.000 interventi all'anno vengono registrati dalla Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche. Quindi siamo ad un sottoutilizzo di uno strumento invece molto efficace per curare e controllare in maniera importante sia le dimensioni del paziente sia tutte le malattie ad esse associate. Sappiamo tutti che per obesità si intende un accumulo eccessivo di grasso che viene a gravare sulla struttura del paziente, ma che oggi si è scoperto questo accumulo di grasso essere il più grande organo endocrino del nostro organismo, tale da produrre una quantità di sostanze metabolicamente attive, le adipochine, che agiscono modificando il metabolismo e stimolando e sostenendo alcune malattie importanti, prima tra tutte il diabete e la sindrome metabolica. Pertanto i pazienti che siano gravati da queste complicanze sono pazienti a cui giova ancor più l'intervento o il trattamento bariatrico, il calo di peso. Quali pazienti possono accedere ad una chirurgia così impegnativa qual è la chirurgia dell'obesità? Non tutti evidentemente i pazienti, solo coloro che hanno fatto un determinato percorso e solo coloro che abbiano alcune caratteristiche ben codificate, rappresentate in maniera semplicistica dall'indice di massa corporea, cioè dal BMI, e dalla misurazione della circonferenza vita, che sappiamo essere indice dell'adiposità viscerale, che è quella che sostanzialmente rappresenta il grande fattore di rischio per le malattie metaboliche. In questo i maschi sono molto più penalizzati rispetto alle donne, dove è maggiore il grasso parietale, strutturale, a differenza del maschio, dove è più presente il grasso viscerale responsabile di tutte le malattie associate, tra cui non dimentichiamo le sindrome delle apnee notturne per il grasso che si accumula nella zona delle prime vie respiratorie. L'obesità dell'obesità va riservata ai pazienti che abbiano un indice di massa corporea superiore a 35 in presenza di malattie associate, e ricordo sindrome metabolica, diabete, malattie cardiovascolari, malattie ortopediche, sindrome dell'apnea notturna, fino ad arrivare anche a sottoporre questi pazienti quando essi siano affetti da una superobesità, cioè arrivare ad un indice di massa corporea addirittura superiore a 50. Quali gli strumenti che il chirurgo ha? Tantissimi tipi di interventi, non è più chirurgia sperimentale, questo è un messaggio molto importante, è uno strumento di terapia che ogni medico deve avere a proprio bagaglio e deve poter offrire e proporre al paziente obeso. È ancora il medico di medicina generale il grande filtro che ancora pone qualche resistenza alla diffusione di questo tipo di trattamento. Una cosa molto importante è che questo trattamento chirurgico deve essere fatto non dal singolo chirurgo, che può essere anche bravissimo, ma deve essere un trattamento fatto in un centro d'eccellenza interdisciplinare, perché mai in nessuna malattia come nell'obesità l'interazione tra soma e psiche è un'interazione fortissima. Siamo obesi e diventiamo depressi, chiusi, socialmente più meno disponibili, o proprio perché siamo più deboli, fragili psicologicamente, sviluppiamo un rapporto sbagliato col cibo e andiamo verso l'obesità. È un circolo vizioso che fa sì che l'approccio terapeutico debba vedere sia un approccio somatico che un approccio psicologico. Pertanto un buon chirurgo bariatrico, un buon centro bariatrico deve dotarsi di tutti gli strumenti professionali che agoprano l'area medica, l'area nutrizionale, l'area psicologica, l'area riabilitativa.
E quali sono gli interventi chirurgici? Beh, ne abbiamo tantissime a disposizione, che sono però riconducibili a tre meccanismi d'azione. Interventi di tipo restrittivo gastrico, cioè interventi che aiutano il paziente a dimagrire mangiando meno. Tra queste categorie ci sono il posizionamento dei palloncini endogastrici, metodica endoscopica, il posizionamento del bendaggio gastrico regolabile, l'utilizzo della sleeve gastrectomy, che è una tubulizzazione dello stomaco, e della recente plicatura gastrica. Un po' in disuso le gastroplastiche verticali e le varianti che invece molti anni fa avevano la loro massima diffusione. Secondo tipo di interventi sono invece gli interventi che ottengono un dimagramento modificando l'assorbimento dei nutrienti, cioè vuol dire che il paziente può alimentarsi, sempre controllato naturalmente, ma viene ridotta la quota di soprattutto lipidi assorbiti. Parlo degli storici bypass digiuni leali, delle diversioni biliopancreatiche e duodenal switch, dei bypass biliointestinali. Tutti questi interventi, tecnicamente complessi, inducono una riduzione dell'assorbimento di una parte dei nutrienti. Terzo tipo di meccanismo, più attuale, più innovativo, è il meccanismo metabolico, cosiddetti interventi misti o a prevalente componente ormonale. Sono dei interventi che fanno capo al bypass gastrico, attraverso cui la chirurgia induce una modifica della produzione degli enterormoni. Oggi si è scoperto, e si continuano a scoprire tutti i giorni, nuove sostanze metabolicamente attive prodotte dal tratto gastroenterico. E pare che questa produzione venga proprio stimolata dal transito degli alimenti all'interno del tratto digestivo, soprattutto del primo tratto digestivo. Attraverso il bypass gastrico noi riduciamo questo contatto, tale per cui si ha una riduzione della produzione, una modificazione della produzione degli enterormoni, e questo induce un cambiamento metabolico che agisce sostanzialmente attraverso la stimolazione e il recupero della riserva pancreatica e il cambiamento dell'insulinoresistenza, che è la grande problematica di questi pazienti. Tutta questa chirurgia, sempre nei centri più specializzati, viene espletata oggi con la chirurgia mini-invasiva videolaparoscopica, ed è questo il grande giro di volta, perché la chirurgia fu fatta anche in passato in maniera importante, ma aggravata dalle complicanze. Chi è più grande può ricordare le complicanze tromboemboliche, le complicanze respiratorie, i vasi laparocelui e viscerazioni dei pazienti. Oggi tutto questo è storia, non esiste più per fortuna, o è comunque molto ridotto, in quanto la chirurgia laparoscopica consente una mobilizzazione precoce, un grande controllo del dolore, una ridotta ospedalizzazione. Questi pazienti restano in ospedale da 1 a 4 giorni con interventi che sono veramente impegnativi, ma la ripresa è talmente efficace che possono essere già rimandati a casa in tempi assolutamente ragionevoli. La chirurgia dell'obesità è pertanto un strumento di controllo con risultati molto importanti. Si riesce ad ottenere un calo ponderale che va dal 30 a oltre il 90% della percentuale di peso in eccesso, il che vuol dire riportare a condizioni di normo peso pazienti anche superobesi. Con un controllo strabiliante, qualche volta addirittura quasi non comprensibile, di tutte le malattie metaboliche. Parlo del diabete. Non passi il messaggio che il diabete si cura con la chirurgia, evidentemente, ma una buona parte di questi pazienti, soprattutto obesi, riescono ad avere un controllo, se non addirittura la guarigione, di questo tipo di problema metabolico. Ma con la chirurgia non finisce tutto, anzi inizia un grande percorso per il paziente. Sempre i centri di eccellenza sono dotati di un team che è in grado di seguire vita naturale durante i pazienti. Cosa vuol dire? Vuol dire che il follow-up è uno strumento di terapia importantissimo, deve essere interdisciplinare, deve essere pertanto sempre effettuato da un chirurgo, da un nutrizionista, da uno psicologo, in modo tale da continuare a seguire il paziente sia nel suo monitoraggio, nel controllo dell'alimentazione, sia nell'ottimizzazione del risultato. Forse qualche volta si teme che questi interventi possano portare a delle sindromi carenziali, a dei problemi nutrizionali importanti. Questo è vero se i pazienti non vengono correttamente seguiti, ed è vero solo per alcuni tipi di interventi e non per tutti. L'altra cosa molto importante è che il paziente venga motivato, e questo è un lavoro psicologico molto delicato che fa sì che il paziente faccia parte del team e
mi auspicherei che anche il medico di medicina generale facesse parte del team, perché proprio in questa quotidianità, in questo seguire nel tempo il paziente, che noi possiamo avere i migliori risultati e ridurre gli effetti collaterali o gli effetti indesiderati. Io riporto l'esperienza dell'Istituto Nazionale per la Chirurgia dell'Obesità, che abbiamo inaugurato un paio d'anni fa presso l'Istituto Clinico Sant'Ambrogio, che fa parte del gruppo ospedaliero San Donato, dove stiamo operando e muovendoci nella direzione di cui prima, cioè lavorando in team, avendo creato aree protette ma non ghettizzanti per il paziente obeso, dove le strutture, parlo anche della logistica, dei posti letto, delle barelle, delle poltrone, sono adatte al paziente obeso. Guardate che è una cosa molto delicata la parte psicologica, un malato che entra, la prima cosa che guarda è la sedia, ci starò, cadrò, riuscirò mai a alzarmi da questa sedia? Quindi creare una struttura confortevole per il paziente predispone bene il paziente a un tipo di trattamento. Abbiamo cercato di sviluppare in questo istituto tutte le tecniche chirurgiche oggi disponibili, operiamo molto sulla redosurgery, cioè sul reintervento, sarà esperienza di molti di noi colleghi, avere pazienti che magari dopo un po' di anni possono non trarre più giovamento, avere dei problemi dopo alcuni interventi, è possibile procedere con secondo o terzo step chirurgico per aiutare il paziente a controllare o a mantenere il calo di peso ottenuto. Lavoriamo sempre in team. Ci sono specialisti di tutte le aree che vi ho riferito, delle aree nutrizionali, delle aree endocrinologiche, delle aree comportamentali e psicologiche, delle aree riabilitative, e abbiamo sviluppato anche una rete nazionale istituendo in varie città d'Italia degli ambulatori dove il paziente può sul proprio territorio avere la risposta in tempo reale delle proprie esigenze, sia nella fase di selezione del paziente sia nella fase di controllo e follow up. In queste sedi ambulatoriali abbiamo dei team locali che vengono sempre gestiti dalla nostra regia centrale milanese. Periodicamente abbiamo delle convention in cui ci troviamo in modo tale da scambiarci l'esperienza, uniformare il percorso in modo che il paziente in ogni punto d'Italia possa avere la medesima risposta nel tempo utile più efficace. I risultati, ve l'ho detto, sono assolutamente molto importanti. Soprattutto mi preme dire che non è molto difficile dimagrire, è più difficile mantenere il calo di peso. Ebbene, la chirurgia dell'obesità oggi si è dimostrata essere lo strumento migliore per ottenere un mantenimento del calo ponderale. Un'ultima parola doverosa per quanto concerne la mortalità. Effettivamente il dubbio è che mandare al tavolo operatorio un paziente così difficile possa essere un rischio. In realtà il rischio di morte esiste, è un rischio molto basso, se pensiamo che il rischio di morte per la chirurgia dell'obesità è inferiore se non, o sovrapponibile al rischio di morte per una chirurgia di colecistectomia. Pertanto lascio un po' una risposta a una domanda aperta: perché noi medici, se vediamo un paziente che ha i calcoli a colecisti, lo indirizziamo al chirurgo, mentre un paziente obeso che ha cercato per una vita una soluzione non lo indirizziamo al centro chirurgico? Credo che questa sia una risposta che merita un certo tipo, questa è una domanda che merita un momento di riflessione. Quello che è veramente importante è che la risposta venga data in centri di eccellenza, in centri che diano un trattamento e una gamma completa di trattamenti secondo le più moderne indicazioni e tecnologie, e che sia un centro che si doti di tutti gli strumenti, sia alberghieri, sia di comfort, ma soprattutto scientifici in termini di interdisciplinarietà. In questo modo l'obesità potrà essere sicuramente controllata, anche se è evidente che la prevenzione, soprattutto per le generazioni future, rimane il focus su cui tutti noi dobbiamo lavorare.